Eccoci qua, signori, siamo a Cleveland, non siamo a Cleveland, cazzo dico, siamo a New York, alla Guardia, nel lounge qui, Sky Lounge, Delta Lounge, che è anche abbastanza decente, devo dire la verità. C'è una connessione velocissima, tipo 100 MB, 150 MB, sia download che di upload. Parlo un po' piano perché non vorrei disturbare le persone che mi stanno qui vicino. Tra due orette partiamo per Cleveland, paese natio di Dan, come tutti sanno, e sarò lì per chiudere l'ultimo appuntamento dell'Info Summit. La Titanium verrà tenuto da Scott Manning, che non sappiamo chi cazzo sia. Infatti siamo tutti un po' così, boh. In onore a Dan mi sto facendo un tè freddo. Allora ragazzi, ci sono delle ottime notizie. Innanzitutto ho letto da Lini il Tiro, che ha postato, insomma è comunque una cosa ufficiale, che Dan ha detto che alcuni dei suoi valori del sangue eccetera eccetera sono tornati alla normalità e che quindi potrebbe succedere un miracolo. Io ero nel sub, stavo venendo qua alla Guardia, sono contentissimo, proprio ho cominciato a sorridere come un bambino. Quindi prima non c'era speranza, in realtà speravamo tutti, adesso potrebbe per sua stessa ammissione succedere un miracolo, quindi forse sta succedendo un miracolo, speriamo stia succedendo un miracolo, vedrò di vederlo adesso, non so se ci saranno le condizioni per farlo adesso che vado a Cleveland. So che mi ha lasciato un messaggio privato che è già nella reception dell'hotel di Cleveland, perché sono in viaggio, quindi non sapeva cosa cazzo mandarmelo, viene direttamente da Dan, non so cosa mi vuole dire, ma vedremo. Ciao Silvietta, come stai? Tutto a posto? Quindi forse succede un miracolo, avremo notizie più certe tra 2 o 3 settimane. Questa roba diventerà una manovra di marketing assurda. Vabbè, poi vi dirò, cioè io so che tipo è e lui ha detto: io intanto strumentalizzo la mia morte, poi vediamo se schiatto, se non schiatto faccio un sacco di soldi perché si sparge la pubblicità. Sicuramente ha fatto questa cosa qua. In ogni caso vi volevo comunicare questa news, sono molto felice. Non è ancora ufficiale che sia, cioè diciamo che potrebbe succedere un miracolo, ok? Potrebbe succedere un miracolo, non è ancora successo, ma per adesso insomma ci sono delle novità molto positive, perché le condizioni mortali non sono più mortali in qualche modo. Gli avevano dato, vi ricordo, 2 giorni di vita quando Vicky mi ha chiamato il 20, mi ha detto Dan is mortally ill, sarebbe dovuto morire il 22, e sono stati un po' in silenzio stampa. Vicky mi diceva: no, guarda, Dan vuole che chiede di pregare per una sua quick exit. Ne parlavo proprio l'altro giorno, ho avuto un incontro clandestino qui a New York con una persona che non vi riguarda chi sia, e Vicky, gli dicevo che Vicky fa come sta Dan, gli faccio: guarda, non c'è speranza, dalle news che ho io Dan chiede di pregare per una quick exit e fine. E sta peggiorando, cioè fino a qualche giorno fa stava la cosa era che stava peggiorando, Vicky diceva sta peggiorando, ciao mammina, e quindi io vi ho riportato giustamente che stava peggiorando e che per l'evento non c'era praticamente speranza. Si poteva sperare, però no, adesso la cosa viene rimessa in discussione. Io sto godendo come una scimmia, ragazzi, bellissimo, bellissimo, sia dal punto di vista umano prima di tutto e poi dal punto di vista di business, che come vedete Dan l'ha fatto apposta. Lui sicuro, guarda, io me la vedo la faccia col comunicato qua. Io intanto lo rilascio. Se poi vivo, facciamo un pacco di soldi. Se non vivo, non vivo. Cazzo, me ne frega. Bellissimo. Ok? Fingers crossed, ragazzi, vi terrò aggiornati. E bene, potrebbe succedere il miracolo. Sono molto, 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 molto felice. Io nei prossimi giorni sarò appunto a Cleveland. Sarò poi alle Bahamas. Sarò poi a Denver per parlare al Growth Summit, fare un pannello internazionale sugli info business e anche un pannello dove in teoria commemoriamo Dan. Adesso bisogna un attimo vedere come, che anche loro si sono giustamente riorganizzati. Va bene, quindi Dan Kennedy sta meglio, questa è una notizia ufficiale, e potrebbe succedere un miracolo, ragazzi, quindi brindiamo con il tè freddo, e chi conosce Dan sa il significato del tè freddo, alla salute di Dan. Ora parliamo di alcuni ruoli. Allora, c'è una cosa interessante, che
a cui sto pensando in questi giorni, in questi mesi, è del fatto della delega, di quali ruoli vanno delegati, soprattutto dei problemi del delegare, una cosa di cui parlano spesso le persone. Allora, ciò che impedisce la vostra crescita è sicuramente il fatto che non delegate. Io ho sia amici che studenti che si rifiutano di delegare e si crea questo problema. Allora, innanzitutto voi dovete essere imprenditori, gli imprenditori devono assumere dei manager, quindi voi dovete cercare persone capaci che all'inizio facciano tutto loro, siano un po' di tutto fare, però abbiano capacità poi di capire cosa stanno facendo e di delegarla ad altre persone. E sotto ci sono gli impiegati. Ora, qual è il problema? Se voi siete, ma il 10 ottobre rilascerai un contenuto a pagamento, e sì, Marco, speravamo di averlo reso abbastanza chiaro, invece non siamo stati chiari. Sì, rilascerò un contenuto stupendo a pagamento. Ragazzi, 10 ottobre si lancia l'anello mancante della catena evolutiva dell'online marketing, una cosa molto molto bella, sia per chi parte da zero, sia per chi ha un'azienda e la vuole scalare. Ora, se voi eravate o avete la mentalità da manager, quindi vi piace gestire le persone, vi piace avere le mani in pasta, il problema è che tendete ad assumere impiegati. Quindi tenderete ad assumere o dei babbi, ok? Quindi poi direte di essere circondati da dei babbi, cosa che sarà vera, oppure persone che sono facilmente comandabili da un potere che voi credete di avere, che vi è stato dato prima perché eravate manager magari di un'azienda. Io ho tantissimi studenti che prima erano dei manager, ma che adesso non avete. Adesso non avete un leverage come ce l'avevate prima. Quindi non potete comandare solo per il gusto di farlo e voler tirare le bastonate agli impiegati e dire qua comando io, devi fare come ti dico io. Semplicemente perché non avete il leverage di farlo, cioè perché una persona dovrebbe lavorare per la vostra piccola azienda, che sicuramente pagate poco le persone, sicuramente non potete offrire un ambiente divertente e stimolante, e sicuramente ci sono poche possibilità di crescita. Ciao Fabione, ormai non c'è più un'attinenza, Fabio forse danzi salva, io guarda, sono, questo è un periodo, gli scossoni che ho ricevuto in questo periodo sono, davvero non mi aspettavo di riceverli, quindi probabilmente Dan forse ce l'ha fatta adesso. Ok, quindi fate il mente locale. Se voi eravate dei manager, vi sentite dei manager, volete controllare, il manager è una persona che controlla. Il manager è una persona che comanda gli impiegati, che sono gli esecutori materiali, che sono quelli che stanno sotto, e riceve le istruzioni, la visione dall'imprenditore che sta sopra. Ci siamo fino a qua. Se voi siete dei manager, tenderete ad assumere una persona che è meno brava di voi e più comandabile di voi, che per stessa natura è un impiegato. Ora, qual è il problema delle piccole aziende? Alle piccole aziende, tipo la mia è una piccola azienda, ok? Non siamo Bill Gates, vi servono invece manager, cioè vi servono persone in gamba che possano fare le cose loro, ma che appena l'azienda ha bisogno di un'espansione possano reclutare impiegati sotto di loro e quindi duplicare e moltiplicare il loro lavoro. Chiaro? Quindi se voi non ragionate da imprenditori, io assumo manager, quindi io assumo gente che sia tecnicamente, che a livello organizzativo, che a livello, è più brava di me, è più brava di me in tutto, ma nella loro area. Quindi i manager coprono un'area, c'è il manager delle vendite, il manager del settore marketing tecnico, automation, chiamatelo come cazzo, perché non esiste la marketing automation, infatti, se vedete in nessuno, però chiamiamola così perché giustamente siete stati esposti anche a questo, ma non solo. Appena si riprende Dan gli offre un giro desk, ma non gli interessa, non è più Dan, non va. C'è un altro speaker che viene spesso proposto in Italia che ha quelle tendenze lì. Beh, non è neanche l'unico adesso, di me, per carità, non condanniamo nessuno e non salviamo nessuno. Ok? Quindi è molto importante. Quindi se siete piccolini e state partendo, vi dovete, come sta Dan? O mi fai sempre la stessa domanda? Ma non lo vedi il titolo? Si sta riprendendo, c'è scritto! Ci sono gli screenshot! Ok. Va bene? Quindi, numero uno, se siete degli imprenditori, avete la vostra azienda, vi state espandendo, avete bisogno ormai, dovete delegare, non potete fare tutto. Io conosco imprenditori che rispondono ancora alle email, stanno lì con i dati d'accesso, le password, risetta la password, chiamano. Non potete gestire quella roba lì, ragazzi, quella roba lì va gestita da qualcun altro. I passaggi, i piani, l'organizzazione delle truppe devono farli i manager, ma i manager li dovete avere. Quindi voi siete imprenditori, prendete un manager, il manager vi coordina le persone che ci sono sotto, poi ne prendete un altro e vi coordina le persone che ci sono, e formate le varie unità
che fanno con voi. Poi dopodiché avrete bisogno anche di una persona interposta tra voi e i manager, ok? Ma questo viene dopo. Se voi avete paura di assumere uno che sia più bravo di voi, più bravo vuol dire che magari voi vi scazzate a organizzare e lui è bravo nell'organizzazione, bravo in questo senso, piuttosto che bravo nella componente tecnica, eccetera, tenderete ad assumere babbi che tratterete da babbi e quindi avrete un'azienda di babbi. Invece dovete, anche Owen dice, assumete manager, hire managers, assumete managers, assumete manager, gente spigliata, gente capace. Ora, qual è il problema dei manager? I manager vogliono stare in un ambiente dove si vince. Quindi non un ambiente di sfigati, ok? Non un ambiente dove la persona è convinta di essere brava, solo lui, piuttosto che solo lei, piuttosto che un gruppo, un'azienda che fa robe poco etiche, piuttosto che completamente da sfigati. Il manager vuole possibilità di crescita perché è una persona in gamba, ambiziosa, e quindi innanzitutto a un certo punto ci deve essere la possibilità per questa persona di guadagnare dei discreti soldini. Discreti soldini non vuol dire, ragazzi, 30k al mese, però almeno secondo me 3, 4, 5, 7, 10k al mese. Magari la media può essere tra i 3 e i 5k al mese, ma ci devono essere dei mesi in cui questa persona ha la possibilità di guadagnare 8, 7, 12k, 20k al mese. Questa possibilità, ciao Titti, deve essere reale, non che ve la inventate per manipolare il manager, per fargli credere che sta per guadagnare ma poi non guadagna, perché ho vari studenti in questa posizione. La possibilità deve essere reale, ok? Un'altra cosa è che all'inizio non avete un leverage di soldi, quindi all'inizio non potete tenervi i bravi manager perché gli date tanti soldi, perché se avete un'aziendina piccolina, specialmente se fate quelle cagate che fate voi dove prendete l'ufficio e vendete i prodotti a basso costo a tanti clienti che vi scassano tanto il cazzo e marginate poco perché credete di essere furbi e c'ha torto Big Luca, quando invece c'ha ragione da quando è nato praticamente, e avrete dei problemi che sono molto seri. Quindi dovete anche proporre al manager e alle persone che arrivano nella vostra azienda un ambiente divertente, ricco di opportunità, ricco di frizzantezza, dove loro imparano le cose e non stanno solo per i soldi. Perché non stanno solo per i soldi? Perché non ve lo potete permettere. Perché se una persona è brava arriva un'altra azienda e ve lo ruba per soldi. Ora, entro una certa cosa, una certa misura non potete farci niente, però voglio dire, siete un'azienda sfigata, siete un'azienda perennemente in crisi anche di valore, cioè non sapete, siete disorientati perché non spendete soldi per mentorship, credete di essere bravi solo voi, avete i paraocchi, non imparate, non sapete cosa fare, allora uscite a poco prezzo, fate la guerra dei prezzi, quindi chi lavora con voi è perennemente stressato da clienti rompicoglioni, non si capisce dove si sta andando, oppure c'è una direzione chiara, perché comunque chi manda l'azienda viaggia sempre come me, studia sempre, è ambizioso nel modo giusto, eccetera eccetera, ok? Vedi, Leonardo, oltre allo stipendio fisso, che può andare bene, devi a un certo punto, secondo me, ragionare in termini di percentuali, e se la tua unità va bene tu devi avere dei premi di produzione, delle percentuali, delle cose. Per esempio, nella Big Luca facciamo anche così. Hai detto che non ho prodotto che lancerà il 10, serve anche che parte da zero, non ha soldi, servono 7 euro, avevi detto. Ma se non ha soldi al massimo deve avere 7 euro per iniziare, come cazzo hai soldi per pagare il tuo contenuto? Eh no, dovete avere i soldi per il corso più 7 euro, certo, facciamo i furbi. Ragazzi, fuori dalla Apple New York c'è una fila, durante il giorno e durante la notte, per essere ammessi ad entrare all'Apple Store e comprare l'iPhone, che costa una puttanaia di soldi. Ora, io sono andato l'altro giorno con un mio studente privato che è venuto qua a New York, l'ho anche portato all'Apple Store perché dopo un po' l'ho distrutto, quindi vabbè, andiamo in giro. Volevo comprare due iPhone. Innanzitutto, appena sono entrato, ho detto vabbè, li compra le Bahamas, che c'è anche donna, mi sembra giusto, perché così almeno lo compriamo insieme. Ma soprattutto mi fa: no, ma la fila fuori è per l'iPhone. Gli ho detto: voi siete pazzi. Ok, quindi dovete essere imprenditori che assumono manager, i manager assumono gli impiegati. Se siete un manager, se avete questa cosa del controllo, per esempio, non volete mai delegare, tenderete ad assumere impiegati.
E se voi assumete impiegati, nessuno sta facendo il manager, voi state facendo il manager e chi fa l'imprenditore, un ruolo rimane scoperto. Ho spiegato questo concetto di recente, peraltro ho anche registrato. Vedo come far uscire il contenuto, vediamo se sarà un bonus, una cosa. Ho registrato un paio d'ore di una mia consulenza privata fatta a tre ragazzi che fanno dai 50 ai 100k al mese. Proprio su questo argomento, perché sono in fase di scale up e volevano dei consigli sia fiscali sia procedurali sia di marketing eccetera eccetera. Quindi se voi che dovreste essere imprenditore siete un manager e assumete gli impiegati, chi cazzo sta facendo l'imprenditore? E chi dà la visione, chi trova i soldi, chi chiude i contratti, quelli grossi, quelli politici eccetera eccetera, piuttosto che stringe alleanze eccetera e fa cene di classe eleganti? Nessuno. Altra cosa, dovete delegare per forza, perché altrimenti non potete andare avanti. L'imprenditore, che è quello che dà la visione, che deve trovare il denaro per andare avanti, non può essere quello che fa la componente tecnica, che imposta Weber con le password, che fa il foglio Excel, che dà i dati, fa il data entry. Non si può assolutamente fare. Quindi se siete vi definite imprenditori 50k, 100k al mese, insegnano. Guarda che io ho tantissimi studenti che fanno 50, 100k, ma non sono, cioè guarda che ne ho veramente, veramente tanti. Veramente, veramente tanti. Ciao Simone Vigna, come andiamo? Abbiamo anche Cicchinelli in linea, ragazzi. Ok, quindi se non vi fidate, cioè, ma io come faccio a fidarmi, eccetera, eccetera, siete innanzitutto dei manager e soprattutto avete paura della fregatura, perché magari... No, non lo conosco tale Fabrizio, perché magari siete voi che avete la mentalità della fregatura. Come faccio a fidarmi? Ho capito, però è un problema, perché se tu ti alzi la mattina, rispondi alle mail, devi accedere a Weber, devi vedere i leads, devi integrare le API, devi prendere Zapier, tu sei un tecnico, non sei un imprenditore. E se ti prenoti ancora tutte le robe da solo, sei una segretaria. Infatti io adesso sto cercando, domani ho dei colloqui con tre persone, mi sembra, per il mio assistente. Assistente, segretario, chiamatelo come volete, perché io adesso non posso più nella mia posizione prenotare i biglietti, guardare a che ora partono i voli, capire che termina lei, dirlo all'autista. Sono tutte cose che mi tolgono energia mentale. Gli scali, le valigie, le robe, la banca, e quale carta è stata bloccata, adesso c'è l'antifrode nell'American Express che lo dovrei chiamare da 2 o 3 giorni, non c'ho voglia per esempio, perché c'ho altro a cui pensare. Tutte queste cose le deve fare qualcun altro. A un certo punto questa persona dovrà anche avere dei poteri sul back-end bancario, piuttosto che sulla vostra carta, dovrà vedere quanti leads avete. Non potete nascondere queste cose qua, perché sennò se rimanete arpionati a queste robe, non le delegate mai per paura, non potete crescere. Lo so che è una bomba, Michele, vedrai il corso tradotto come sarà. Un po' di soldi da investirli, durerà un mese secondo te? Nel mentre che online non posso fare nulla, posso fare 300, una borraccia con il mio brand, un sito di crowdfunding e crowdfunding per avere un po' di soldi e reinvestirli. Ma c'hai un piano chiaro? Cioè, sai cosa stai facendo? Mia mamma, farmi abbonare sempre per fare un pacco di soldi con Safari, dimmi qualcosa di motivante. Valentino, fai un pacco di soldi e lascia il nido materno. Con tutte le info che dai attraverso i live gratis dovreste già fare 50k al mese. Sì. I due corsi di Dan tradotti non sono ancora acquistabili, ma lo saranno tra poco. Li stiamo traducendo in esclusiva, è un'esclusiva della Big Luca, Wealth Attraction e Mind Hijacking. Devono ancora uscire, li stiamo facendo tradurre in modo professionale, verranno pacconizzate, ci sarà sia la versione inglese che la versione italiana con i sottotitoli e i manuali tradotti in italiano. Peraltro Mind Hijacking, il paccone, non esiste più, quindi se lo volete reperire in inglese lo dovete prendere da noi. Bisogno di altri venditori da formare nel team, sì. Ne dobbiamo assumere, adesso ne abbiamo 5, ne dobbiamo assumere altri 5. Anche perché per l'evento ci servono almeno 10 venditori, io preferirei 15, perché sarà un evento enorme. Sarà un evento dove bisogna. Ci sono cose interessanti che vengono proposte, cose completamente nuove. Natura stesso dell'evento, servono molti venditori.
Ho 40 anni e messo da parte del capitale dopo aver venduto un'azienda. Che faresti al mio posto? Dipende quant'è quel capitale e qual è il tuo gol. Il corso sulla fiscalità uscirà l'anno prossimo. È già uscito il corso sulla fiscalità internazionale. È già uscito. Lo puoi acquistare. Potete mandare la candidatura a ufficio@biglucainternational.com. A livello di focus per te è sbagliato. Sì, è sbagliato. Ripetiamo che le sessioni di Q&A tra poco saranno su una membership a pagamento. Ok, quindi non farò più Q&A gratis in pagina, perché è giusto che io venga pagato per queste cose, e quindi creerò una membership. Chi vuole entra lì e facciamo un Q&A serio, senza gente che scassa il cazzo, solo per chi paga. Quindi tra poco in questa pagina ci sarà qualche contenuto educativo, qualche live dove faccio il cazzone, ma avremo dei live Q&A seri, senza profili fake, senza shitstorm, e com'è che mi concentro bene, a pagamento. Questa cosa ve lo dico perché poi si lancerà pure questo. Un corso apposta per cambiare solo i paradigmi qual è? Di seguire Bob Proctor. Il piano è iniziare a BA. Secondo te è sbagliato a livello di focus? Se devi iniziare a BA, devi iniziare a BA, devi fare altro. Ti pare? Se devi iniziare a BA, devi iniziare a BA. Io mi sa che mi bevo qualcosa, magari mi bevo una birra. Bene ragazzi, quindi vi volevo aggiornare su queste cose, farvi questo discorso. Pensi che Facebook attiverà membership organizzata, gruppo Facebook a pagamento? Ma ci dovrebbe essere già una cagata del genere, ma non penso che, cioè non la farò solo su Facebook. Adesso vediamo, stiamo un attimo decidendo cosa fare, per quanti soldi, quanto chiedervi, come farci pagare, cosa offrire, in modo da non mettere in crisi nessuno, soprattutto me, perché non voglio promettervi che vi darò mare e monti quando poi non ve lo posso dare, eccetera. Con il business, tutto ciò che ho intorno sta diventando vecchio e noioso, un giorno sempre di più, non vedo l'ora di arrivare a 18 e andarmene un giorno. Mi piacerebbe anche conoscerti e ringraziarti per le info gratis che dai. Chissà, ti offrirò una cena. Va bene, molto bene. Ho partito con sempre, quale può essere il prossimo passo? Direi di raggiungere un livello economico col self-publishing. 500k con voglia di relazionarmi con l'estero. Russia e Germania. Claudio, non so cosa tu... Ah, forse sei quello che ha venduto l'azienda. Vedi, io questo... ho 40 anni, ma sono per il capitale dopo aver venduto un'azienda. Allora aspetta, fammi tornare giù. 500k con voglia di relazionarmi con l'estero, in particolare Russia e Germania. Cosa vuol dire relazionarti con l'estero? Cioè, vuoi fare business? Vuoi 500k? Sono un bel cuscinetto, ma non sono abbastanza per investirli e vivere, se diciamo, senza pensarci, ovviamente. Però sono un bel cuscinetto, se vuoi iniziare un'azienda, sono un bel capitale. No, intendo fare login nel mentre che la borraccia online per fare più soldi. Sì, e intanto ne stai facendo quanti che non ho capito? Funziona quella roba lì. Qual è il settore principale dei tuoi studenti? Non c'è un settore principale dei miei studenti, si passa dai materassi all'info business, e poi l'info, attenzione, l'info business vuol dire informazioni, cioè ci sono avvocati, commercialisti, coach, dule. Sai che cos'è una dula? Io non lo sapevo, infatti non sapevo che fosse un settore, ma lo è. E, non lo so, cioè di tutto, di coach, personal trainer, escort, di tutto. Io ho delle studentesse che sono escort, giustamente loro capiscono come alzare la loro parcella, giusto? Stripper, camerieri. Ha già partecipato a Paradigm Shift, un qualcosa di pratico da ripetere oltre le sue frasi? Come si forma una frase a porta per se stesso? Scusa, ma tu dormivi al seminario? Cioè eri cosciente, l'hai capito? Parli l'inglese? Domanda? Scusa se sono brusco nelle risposte, ma cioè, che cazzo ci sei andato a fare, se poi devi chiedere a me? Ho iniziato da poco il tuo corso, difficile per me che sono appena accendere il computer, ma le tue lezioni su Mindset non hanno prezzo, complimenti, grazie e prego. Big, sei un prodotto di benessere, troppo lunga la domanda, troppo lunga la domanda. Guarda, mi dovresti pagare un retainer di 1000 al mese solo per leggerla, una domanda più lunga.
Quanto pagavi mensilmente a Nottingham, affitto più bollette? £360 più c'è la council tax, è a £500, ai tempi era tantissimo. Un'altra vita, ragazzi. Va bene, signori, vi saluto, vi assolvo, io mangio, bevo qualcosa, non lo so, e poi vado a Cleveland. Ciao.